da ieri sera, praticamente dalle 22 di ieri sera, che siamo quasi in riunione permanente con i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, delle forze armate della provincia, in contatto con altre amministrazioni, alcuni sindaci. Questa mattina abbiamo avuto anche una riunione all'interno del nostro centro di coordinamento soccorsi qui a Pesaro, a seguire un'altra riunione con le forze di polizia, proprio per affrontare, esaminare e dare la piena attuazione a questo DPCM. Abbiamo ovviamente affrontato anche quelli che sono alcuni profili interpretativi e applicativi. Quello che è certo è che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di quest'oggi, nel prescrivere di evitare di spostarsi da e per la provincia di Pesaro e Urbino o all'interno della provincia, preserva lo svolgimento dell'attività lavorativa, dell'attività economica, consentendo appunto gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, ovvero anche per motivi di salute, ovvero per situazioni di necessità. Per cui da questo punto di vista quello che posso dire, posso assicurare, ma lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio, l'ha detto il Presidente della Regione, è che tutti i cittadini per esigenze lavorative potranno spostarsi e all'interno dei centri abitati e all'interno dei comuni della provincia e verso l'esterno. Quali sono gli aspetti ancora per i quali attendete maggiori note esplicative da parte dei ministeri, insomma, per avere una chiara situazione da anche comunicare ai cittadini? Ma in realtà stiamo aspettando una direttiva che dovrebbe essere emanata a breve dal nostro Ministro dell'Interno circa appunto profili attuativi del DPCM e quindi insomma, abbiamo predisposto anche una bozza di circolare con la quale richiameremo l'attenzione dei sindaci, dei dirigenti, degli uffici della pubblica amministrazione, delle stesse forze di polizia sui punti salienti, sui punti principali. Uno dei temi che ci è stato più volte sottolineato è quello di definire compiutamente le modalità con le quali i cittadini che si spostano all'interno della provincia di Pesaro e Urbino o verso l'esterno dovranno o potranno documentare, o se sono chiamati a documentare, le comprovate esigenze lavorative o i motivi di salute. Su questo, ecco, riteniamo che con la circolare che dovremmo emanare a breve potremo dare le indicazioni compiute e chiare per facilitare anche il compito dei cittadini, la possibilità per i cittadini di venire a conoscere appieno quelle che sono le modalità applicative del decreto. Abbiamo anche previsto l'istituzione, diciamo, di una sezione ad hoc sul nostro sito nella quale faremo convergere tutte quante le informazioni che acquisiremo e anche, ove possibile, risposte a quesiti o a FAQ dei cittadini. Vedremo i confini della nostra provincia, come abbiamo visto sui telegiornali nazionali a Codogno, in altre zone, le forze di polizia che presidieranno i varchi in entrata e uscita, oppure tutto si rimette un po' al buon senso dei cittadini? No, stiamo definendo con le forze di polizia le modalità per dare attuazione a questa ordinanza. Diciamo, nella circostanza oppure nella situazione di Codogno eravamo in una situazione ovviamente diversa, eravamo in una cosiddetta zona rossa con delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del coronavirus più drastiche. Questo non significa che da parte delle forze di polizia non sarà svolta una puntuale attività di controllo volta a verificare che, insomma, ci sia piena osservanza alle prescrizioni contenute nel decreto. Cosa possiamo dire ai cittadini in ultima istanza, Ai prefetto? cittadini di adottare tutte le precauzioni e le cautele che sono state più volte emanate, indicate dal Ministro della Salute, che vengono riportate su tutti quanti i giornali, così come è stato detto anche dal Presidente del Consiglio, evitare il più possibile di muoversi, evitare il più possibile gli spostamenti. Diciamo, consiglio, suggerimento, raccomandazione che è contenuta e vale per tutto il territorio nazionale anche all'interno del decreto ed è una raccomandazione che ovviamente è diretta in modo particolare agli anziani.